Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà in eterno. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste parole fanno arrabbiare tantissimo i giudei, cioè in questo caso sono coloro che della Giudea erano nemici di Gesù, gli abitanti di Gerusalemme, quelli del Tempio, insomma, quelli più importanti. E c'è una buona parte dei discepoli che se ne va dopo questo discorso di Gesù, perché si scandalizzano. E noi non ci scandalizziamo, non solo perché siamo abituati a questo, ma dobbiamo dirlo in verità, perché anche quando facciamo la comunione, non so quanti siamo disposti a credere che sia vera carne e vero sangue, anche se qui vicino abbiamo il miracolo eucaristico più importante del mondo e di tutti i secoli, quello di Lanciano, dove l'ostia si è tramutata in carne e il vino in sangue, ancora incorrotto, si trova lì esposto, è stato esaminato, e tutto questo ha dato ragione di quello che è la sua vera natura e sostanza. Nonostante questo, noi facciamo la comunione un po' come se fosse un rito. Si va lì, si prega, si prende la comunione e poi non pensiamo a questa carne vera del Cristo, sangue vero del Cristo in modo sacramentale, cioè sotto quelle che sono le forme del pane e del vino, ma nella sostanza sono carne e sangue. E non lo pensiamo perché facciamo fatica anche ad accettare questa cosa. Per comprendere questa cosa che era dura capire, dobbiamo fare un passo indietro quando Mosè diede tutte le forme di sacrifici così come era stato istruito da Dio. Per cui anche per gli antichi, al tempo di Gesù, non c'era una cosa che era nuovissima, ma era una cosa che era legata a un passato con una maturazione. Fra i vari sacrifici, quelli di espiazione, quelli del tutto bruciato, olocausto, espiazione per chiedere perdono dei peccati, l'olocausto è una forma di sacrificio in cui ognuno rinunciava a tutta la vittima che veniva messa sull'altare, veniva bruciata completamente, c'era anche il sacrificio di comunione, che è quello che è la radice di questo sacrificio, come anticipazione profetica ma imperfetta, perché la perfezione la dà il Cristo. Cos'era il sacrificio di comunione? Forse questo ci può aiutare a comprendere cos'è il sacrificio di comunione. Noi diciamo facciamo la comunione, no? Sacrificio eucaristico o sacrificio di comunione sono molto legati. Infatti, in quel caso, nel sacrificio di comunione, la vittima veniva sacrificata e sull'altare veniva mangiata una porzione della vittima davanti al Signore. Come dire, stiamo mangiando la stessa cosa, la stessa mia vittima, una parte è per te, una parte per me, perché in questo modo noi diciamo di essere e vogliamo essere in comunione con te. Che cos'è la comunione? Vogliamo essere obbedienti, avere la stessa idea che hai tu e obbedire alla tua volontà. È un sacrificio dunque di accordo e sottomissione e al tempo stesso ricevere tutti i benefici che essere sotto la protezione del Signore voleva dire, con tutti i prodigi che il popolo di Israele conosceva da secoli. Sacrificio di comunione dunque è essere in comunione con Dio mediante una vittima che è sull'altare. Chi mangia di quella vittima davanti a Dio dichiara a tutti, ma soprattutto a Dio, io voglio essere nella tua volontà. E qual è la volontà di Dio? Seguite i miei comandamenti, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa quello che io ho detto, non quello che pensate voi. Quindi è un atto di sacrificio, un atto sacro, solenne, in cui io dico, io sono tuo familiare, perché io sono tuo commensale, io sono con te, abbiamo un patto che si rinnova, l'alleanza che tu ci hai proposto di protezione per noi, se noi seguiamo la tua volontà, in questo modo viene rinnovato. Infatti Gesù nell'ultima cena dice, questo è il patto, il nuovo testamento. Patto, testamento sono la stessa parola, no?
è un'alleanza eterna fra Dio e l'uomo, fatta da un uomo che non la romperà mai, perché è Gesù Cristo, perché la suggella con il suo sangue. Quindi questo sacrificio di comunione Gesù lo ripropone, perché qui anticipa mangiare la mia carne e bere il mio sangue, ma questo lo dirà solo all'ultima cena, prima di compiere il sacrificio sulla croce, giovedì santo, come noi lo chiamiamo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. Quindi quello che dice qui, anticipatamente lo dichiara prima, lo realizza prima per un nucleo ristretto di persone che sono gli apostoli e forse anche i discepoli che erano lì con lui. Nella tradizione diciamo i dodici, ma Giuda se ne va prima. Quello che devi fare, fallo presto. A lui dà il boccone intinto nel piatto, ma non pare che faccia il sacrificio di comunione, cioè partecipi alla comunione con il Cristo Gesù. Allora, la comunione del Cristo con gli apostoli sancisce questo che è stato detto, che vuol dire: voi mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, voi siete in comunione con me, con la mia volontà, la quale è strettamente unita alla volontà del Padre. Poiché voi avete una volontà imperfetta e debole, e infatti lo dimostrano di lì a breve, il giovedì santo, proprio alla sera, no? Poiché voi avete una volontà imperfetta, io la perfeziono e vi rappresento davanti al Padre. Poiché voi siete tutt'uno con me, quello che manca a voi io lo aggiungo. E il Padre, guardando la mia volontà perfetta in Lui, comunione di spirito, di intenti e tutto quanto, vi accoglierà, perché io lavo il vostro peccato e aggiungo quello che voi non sapete mettere in modo completo. Il che vuol dire: mi basta la vostra volontà e intenzione sincera e completa, con tutti gli sforzi per essere nella volontà di Dio Padre, e quella parte che voi non siete capaci di mettere, osservare i comandamenti, la metto io per voi e copro la vostra mancanza. Ci vuole 1000, voi mettete almeno uno, ma perfetto nella vostra volontà, 999 lo metto io. Allora lui compie in noi la volontà del Padre al posto nostro, se noi siamo uniti a Lui nella comunione. Allora vuol dire questo, che i nostri peccati vengono assunti dal Cristo, cancellati, e la sua volontà si compie in noi per quel poco che noi possiamo metterci. Tutti i meriti, tutto quello che manca, lo aggiunge Lui. Non così se noi siamo fuori dalla volontà, ovvero diciamo: sì, segui i tuoi comandamenti, ma fino a un certo punto. Oppure: seguo un comandamento, degli altri non c'è bisogno. No? Questo è quello che normalmente facciamo. Sì, è scritto, ma io faccio così, ma io credo diversamente. Questo è il nostro limite culturale, soprattutto oggigiorno, dove la parola di Dio non è presa sul serio. E qui cadiamo in una insipienza, mancanza di sapienza, perché la nostra diventa arroganza, che ci permette di giudicare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che serve, ciò che non serve, ciò che è buono, ciò che è cattivo, al posto di Dio. Quindi siamo in un tempo di grande declino per quello che riguarda la sapienza. Un tempo c'era più sapienza, meno università forse, meno soldi, ma più sapienza, perché si cercava la volontà di Dio. Ora, anche a questa insipienza ci può essere rimedio, e questo non lo dico con tutto il cuore. Se noi sinceramente ci nutriamo del pane di Cristo, il pane eucaristico, il suo corpo, il suo sangue, con tutte le intenzioni, con tutte le buone intenzioni che abbiamo, ma ascoltiamo la sua parola, la sua sapienza, che è spirito di sapienza, ci nutre, perché la sua sapienza è la stessa vita divina in noi. E piano piano comprendiamo, senza quasi che nessuno ci debba dire niente di più di quello che già sappiamo, che cos'è bene, cos'è male, e diciamo: ma io fino adesso ho fatto questo, solo ora mi accorgo che ho sbagliato. E allora vengono come alla mente ricordi antichi di insegnamenti dati, ma sparsi e, come dire, dispersi
in quelle che sono gli angoli delle nostre esperienze, vengono raccolti e dice: adesso mi ricordo quella parola che mi fu detta, quella cosa che avevo studiato, quel consiglio che mi era stato detto, quella parola che in confessione il sacerdote mi aveva detto. Tutto viene raccolto e comincia a germogliare. È un miracolo? È un miracolo, è più del miracolo eucaristico questo. Però è possibile perché tutti, io penso, sperimentiamo almeno qualcosa di questo. E allora si cresce nella sapienza e si dice: un tempo facevo questo, ora non lo faccio più. Un tempo agivo e vivevo in questo modo, come se avessi il mondo in tasca, adesso sono un po' più umile, meno arrogante, non lo faccio più. È vecchiaia? È esperienza? C'è chi è più saggio e sapiente prima, chi mette più tempo, non importa. L'importante è riconoscere questa luce divina che è nel nostro cuore e allora anche le nostre opere cambiano. Allora si verifica che se prima avevamo uno da mettere, forse cominciamo a mettere 2, 3, 4, 5, e tutto quel credito, 999 almeno, che aveva messo il Cristo, lo riguadagniamo e meritiamo un po' di più. Si chiama crescita nella sapienza, che vuol dire camminare, cioè comportarsi concretamente in un modo diverso da quello che è il mondo, da quelle che sono le spinte interiori, ma secondo una sapienza che viene dall'alto, che brilla nel nostro cuore e nella nostra mente. Grazie al sacrificio eucaristico che ci viene offerto e che noi prendiamo con tutta la buona intenzione, ma io vorrei aggiungere anche con tutta l'attenzione e la delicatezza per ciò che andiamo a assumere, chiedendo a Dio questo miracolo per noi, e Dio non ce lo negherà. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.